Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd, io sono Cosmos e io sono Fedro e oggi vi portiamo Okami HD, versione rilasciata per la Nintendo Switch di recente. Come vedete siamo in un altro studio dei Two Times Nerd, cioè stanza mia. Esatto, siamo nello studio Cosmos oggi per la prima volta, sì, assieme, esatto. Infatti è un'emozione. Sì, diciamo che l'unico video che avevo fatto è stato quello di Made in Abyss in camera mia. Guardatelo perché è molto bello, anche se è un po' esulo da quello che, esatto, quello che facciamo noi di solito. Esatto, e oggi vi portiamo Okami per Switch. Esatto, gioco rilasciato 12 anni fa dalla Capcom, un altro bellissimo lavoro di Shinji Mikami, creatore di Devil May Cry e Bayonetta. E nulla, partiamo direttamente da qua ragazzi, perché il tutorial iniziale è veramente molto lungo e non succede praticamente nulla. Però la trama è che tanto tempo fa c'era Orochi, questo mostro a otto teste che ha disperso l'oscurità. C'era un cane chiamato Shiranui che insieme a un altro guerriero l'aveva sconfitto. È uno stupido di turno, ha tolto la spada che aveva sigillato il mostro, che adesso si è risvegliato, ha sparso di nuovo tutta l'oscurità. E un'altra ragazza che non si vede, si chiamava Sakuya, fa rinascere Shiranui, che invece diventa Amaterasu, la dea del sole. La dea del sole, esatto. Sì, comunque ecco, vi abbiamo saltato la scena iniziale perché era troppo lunga, esatto. E era anche per farvi vedere un po'. Mi dicevi che non l'hanno tradotto in inglese, quindi io ce l'avevo in automatico in inglese perché ho pensato, boh, perché siccome avevo la console in inglese. Esatto, manca la traduzione in italiano. Purtroppo in tanti si sono lamentati perché sono state anche fatte delle fan translation che sarebbero potuto essere state implementate, ma non l'hanno fatto. Infatti ho letto molte recensioni italiane che si lamentavano di questo fatto. Comunque, diciamo che Isshun, ragazzi, questo personaggio è un po' la Navi, Midna e tutti quei personaggi di Zelda che ti aiutano. Questo gioco rispecchia un po' molto Zelda. Lo stile di Zelda, sì. certo. Quindi perché mai c'è un bozzolo guerzo guardiano? Esatto, così piccolino. Sì, perché prima c'era una pittura dove dovevo disegnare un sole per, certo, aprire la via, sì, qua. Sì, quindi sì. La bellezza di questo gioco... Che figata, però lo stile grafico, sì, è eccellente. La bellezza di questo gioco, ragazzi, è che praticamente dovete disegnare le robe per far apparire gli attacchi oppure alcuni poteri o quant'altro. Ecco, io volevo precisare che purtroppo non l'ho mai giocato, infatti mi vergogno molto di questa cosa, anche perché è un titolo che è molto particolare, è stato giocato da pochi in realtà, ma quei pochi che l'hanno giocato l'hanno apprezzato molto. D'altronde è stato rimasterizzato anche per PS3 e per PS4 in 4K. Ci sono anche molti dialoghi, da quel che ho letto. È tanto dialogato come gioco. Forse è per quello che tanta gente si è lamentata del fatto che, appunto, la traduzione non c'è stata. Magari li salteremo, non staremo tanto. È giusto per, esatto, farvi un po' vedere come gira su Switch e commentarlo assieme. Esatto. Sto cercando di ricordarlo, ragazzi, perché questo gioco l'ho giocato 12 anni fa. Ecco. Ah, ma proprio disegni come un pennello giapponese, sì. Ok. Ma bisogna vedere cosa sto sbagliando. Ah. We can just get this right. Ah, c'è un segreto all'interno della stanza. Dai, diamo un'occhiata in giro. Ah, tra l'altro vedo che ha anche gli yen come currency. Sì, sì. E quello tra l'altro sembra il simbolo della felicità, quello di 18. Ho visto che hai 18... C'è un simbolo. Sì, no, quello lì è praticamente quando aiuti le persone in giro ti danno una specie di currency per aumentare le tue poteri. Infatti dovrebbe essere Chihuahua Se, tipo il simbolo della. Intanto felicità. Va un attimo avanti. Come minimo sto sbagliando tutto, ci faccio l'ennesima figuraccia sul giapponese, dato che ormai ci sono abbonato. Questo chi è? Questo qua è Susano. Che si crede sto guerriero, sto grande, ma in realtà è uno sfigato di turno. Tra l'altro c'è un libro che parla appunto di queste leggende giapponesi, che è il Kojiki, e c'è una storia su Susanoo che lui, sì, praticamente... Sì, ma infatti Okami prende tutte i libri, le leggende sul Giappone... Sì, la mitologia giapponese di base, sì. Comunque Susanoo in una storia cagava per tutto l'Olimpo perché lo avevano fatto arrabbiare. Non sto scherzando, ragazzi, purtroppo è vero! Che succede? Tu bestia... Bellissimo. Come sei riuscito ad arrivare qua? Bestia schifosa. Bellissimo come l'hanno reso. In effetti Susanoo, visto così, ha un po' i capelli alla Yachi. Ha un tanuki. Ma è un orso? Cos'è? Sembra un tanuki.
Hai il coraggio di intrufolarti nella mia zona di allenamento privata. Adesso assaggerai la tecnica segreta. La parte comica del gioco è molto... No, patente. Infatti si vede, ma è fatto molto molto bene. Basta chiacchiere. La mia lama è assettata di battaglia. Susano Stein. Molto trash questa cosa. Eh sì, devo disegnare io per lui gli attacchi. Perché lui in realtà non sa proprio fare un cazzo. Bella però questa cosa del disegnare, è meravigliosa. Anche perché rende proprio bene l'idea del pennello giapponese, dello scrivere. È proprio parte della cultura giapponese. Pensa che ci sono addirittura dei corsi di calligrafia. E adesso per lo stile Exploding Implosion! Cosa? Ma non ha senso Exploding. No, però effettivamente, guarda, graficamente devo dire che l'hanno reso molto bene, nonostante... Siano passati un bel po' di anni. Oddio, sì. Se la sta ghignando. Così imparerai, bestia. Non sei nulla contro la mia nuova tecnica, cioè noi stessi. Esatto. Bellissimo. Ma dai, capelli alla Yachi, guarda, è identico. Con la spada di legno, poi. Peccato che sia tutto un gibberish, come hai detto tu, non ci sia un vero doppiaggio. In effetti poteva anche stare. D'altronde anche il seguito che è stato fatto per il DS aveva sempre il gibberish. Com'è che si chiamava il seguito? Okamiden. 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 Che c'era il figlio di Amaterasu, esatto, come protagonista. Sì, 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 adesso mi ricordo. Purtroppo io ho sempre letto molto riguardo a questo gioco, ma l'avevo comprato su PS3. Sì, infatti ce l'hai su PS3. Infatti devo decidere. Che d'altronde dovrebbe essere questa versione qua. Sì, 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 è la versione remaster, però ovviamente questa credo sia upscalata in maniera in 1080 comunque questa. Sta dormendo come un orso. Come un orso. Come russa. Lui non parla mai, giusto, Amaterasu? No, lei non parla mai. Infatti, lei, scusasi, perché è una dea. Quindi cos'è? Mi sa che devo portare la sfera... Ah, ok, però puoi esaminarla, ho visto con una... Ah, è piena di foglie. Dobbiamo portarla lì al lago, okay, secondo me. Ok, ok. Dove c'era il sole che l'avevo sì, disegnato. Sì. Ah, sì, che c'è sul disegno. Ah, ok. Dopo devo disegnare il sole. Perché sì, mancava da parlare con... Col nostro amico Eiaci dei poveri. Se, velocemente, salvo. Per salvare, ragazzi, dovete sempre andare a queste qua. D'altronde, si sa che Amaterasu ha sempre lo specchio come simbolo. D'altronde, anche dietro c'ho lei in versione di Fate, sempre col... con lo specchio. Con lo specchio. Sì, 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 è Caster di parte di della, Fate. Della mitologia legata a questa dea. Sì, 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 sì. D'altronde ce l'ho anche sulla schiena, difatti queste fiamme che vedi dietro è praticamente lo specchio. Comunque Capcom veramente si sta un sacco risollevando, secondo concordo me, nell'ultimo periodo. Beh, comunque su Steam, Monster Hunter World, che è rilasciato di recente, è il gioco giapponese più venduto su Steam praticamente. Su Steam, beh, ma ha senso, comunque è completamente meritato il... Le vendite sono completamente meritate dal mio punto di vista. Ok, un po' un casino tirarla su. Dove devi piazzare? Ah, devi metterla lì? No, penso che devo metterla qua sull'acqua. Forse sull'acqua, esatto, sì. In effetti è proprio un hotspot, come se fosse un hotspot marcato. Sì, scusate ragazzi, oggi sono dislessico più del solito, quindi è il caldo, è l'estate. Sì. Non vedo l'ora di settembre. Tanto ragazzi, Dragon Quest sta per uscire, ovviamente. Io sono gasatissimo. Faremo un video assieme, ovviamente in italiano, quando sarà fuori. Adesso devo disegnare il sole. Il sole. Oh, dai. Immagino che questa sera sia magica, ma dai, insomma, non avrei mai pensato. Aspetta. No, questa meccanica mi piace veramente tanto, è proprio carina. Anche a me è sempre piaciuto. Sì, no, è originale, funziona comunque. Questo sole giapponese sta irradiando la sfera. Ah, che è l'albero che cresce, che così pianta. Togliamo l'oscurità che c'è in giro. Wow. No, bello, me lo devo giocare, mi sa che quasi quasi... Beh, costa solo 20 euro, ragazzi, su
Su Switch sì, su Switch. Regalato. Se lo volete in versione fisica c'è solo in Giappone, se volete prenderla, che c'è anche l'inglese incluso. Ah, ok. Io volevo prenderlo soltanto che sono povero e non ho voglia di spendere più di quanto dovuto. No, vabbè, giustamente. Magari lo prenderò in futuro da collezione. Giusto per averlo. No, il fatto è che vorrei un sacco giocare ad altri giochi, ma in questo periodo sono impegnatissimo con Octopath Traveler. Che impegno! Impegno, sono a 40 ore, ragazzi, la recensione arriverà a settembre. Per i primi di settembre, perché lo voglio finire, voglio che sia una cosa completa al 100%. Mm. Purtroppo con l'estate è tutto molto poco tempo per giocare, quindi... vediamo. Questo cos'è? È una costellazione? Tipo... Sì. Devi disegnare... Devo quasi disegnare le stelle. Ah, ok. Fico! Sì, sì. Sì, ma un po' un fallo quella cosa lì, però vista... Mm. Poi la mia mente è perversa. Questo chi è? È la scimmia, perché c'è, ci sono tutte le cose cinesi, mi sembra, che ti danno i poteri, se non sbaglio. Prima ho trovato il drago, dopo ho trovato il topo, il Mizumi. Il Mizumi. Sakigami. Ah, Materasu. L'origine di tutto è... È la madre la, di tutti la noi. Buona madre per tutti noi, sì sì. Mi sembra di giocare a Banjo-Kazooie con questa cosa. Sì, è vero, assomiglia molto a Banjo-Kazooie. Che gran gioco Banjo-Kazooie. Accetta il mio umile ringraziamento in cambio della tua grande gentilezza. Io sono Sakigami, uno delle... Ah, sì, della del triumvirato degli dei della flora. Ah, riesco a parlare. Vabbè, comunque, sì, non stiamo a leggervi tutto, anche perché è molto... No, comunque questo gioco veramente è... Tanti lo apprezzano tanto per l'art style. No, no, beh, l'art style è qualcosa di, penso, unico nel suo genere. Sembra quasi, forse l'ho già detto prima, un indie come tipo di produzione. Sì, 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 assomiglia un po' a un indie. Ci assomiglia veramente, veramente tanto. Ok. Adesso possiamo, mi sembra, utilizzare il potere per... Perché anche prima ho trovato di questi alberi qua, non potevo fare nulla. Ok, dobbiamo, sia l'albero avvizzito questo qui che dobbiamo fare. Che disegno devo fare però? Boh, prova a seguirne la forma, magari potrebbe funzionare. Tu l'avevi già giocato, vero? Sì, tantissimi anni fa, però. Ah, ok. Ah, ok. Just, ah, un cerchio. Ah, un cerchio, ok, okay, okay, sì, scusate. Parlando ci siamo distratti. Oh, okay. Andata. No, perché puoi anche disegnare così per, certo, per sì, mettere sì, a posto sì, gli oggetti. Molto bellino, è un ciliegio questo qui comunque. Wow, no, i colori sono, sono veramente magnifici. Sì, sì, sì. Ed è strano che comunque sia una produzione Capcom, ripeto, è vero, perché... È un'idea molto originale. Sì, sì, purtroppo non sono stati in tanti. Io mi ricordo che Shinji Mikami si era straincazzato quando ha scoperto che usciva il 3DS e la Nintendo non le aveva detto nulla perché gli stava svolgendo il seguito su DS e ha detto se lo dicevate prima lo facevo per 3DS e usciva un gioco più bello. In effetti. Comunque quello dovrebbe essere proprio l'ideogramma di felicità, quindi quando tu compi delle buone azioni... Sì, aumenta, sì, sì. Ma che ruolo ha nel gioco? Ti ricordi? Ti aumentare l'abilità tua. Ah, ok. È la currency utilizzata per aumentarti le abilità, mi sembra. Ho capito. No, no, comunque il seguito era bello? Sì, sì, il seguito era molto bello. Era uguale praticamente. Era uguale, okay. Però la cosa bella del seguito è che avevi tanti partner. Ah, con cui... E in base al partner cambiavano le tue abilità. Certo, certo. Ok. Dobbiamo andare a portare in vita un altro ciliegio, da quel che ho capito. Ce ne sono altri. Ce n'è un altro nella world map, praticamente. Comunque, no, il dettaglio è qualcosa di incredibile. Cioè, c'è un amore dietro a questo gioco, secondo me. Perché comunque Mikami ci aveva puntato, secondo me, su questo progetto. È tanto. Ma lui punta su tutti i suoi progetti. Sì, 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 no, no, certamente. Però è tanto, tanto, estremamente giapponese. Ed è un peccato da un certo punto di vista, conoscendo anche com'è in Italia la situazione, che il gioco non sia stato tradotto nella lingua nostrana. Purtroppo io sono dell'idea che per videogiocare sapere l'inglese è la base, quindi studiate somari. Esatto. Questa è una cosa che vi dico sempre nei video di Two Times Indie, tra l'altro, però oramai soprattutto nell'ambito del gaming secondo me l'inglese è imprescindibile, ma non voglio far polemica, sì, esatto. Mi divento noioso. Però una traduzione in italiano ci sarebbe anche sì, stata. Sì, ci dopo stava. 12 anni con 1000 release. Sì, infatti, effettivamente ci stava. Ma che poi è una sciocchezza di base, perché avrebbero potuto vendere molto di più. Cioè, un gioco così vende, secondo me, perché è bello. Ormai
in un'epoca in cui siamo, in cui la grafica è fondamentale per vendere un prodotto, o quasi, soprattutto per i casual gamer, anche se questo non è chiaramente un gioco da casual gamer, no, penso sia l'ultimo gioco che considero. No, ma non vedrei mai nessuno che lo gioca. E ogni volta che di solito sconfiggi dei nemici particolari, si riprende e ricevi anche qua di nuovo la carne. Che penso che in realtà forse sia... E mi sembra che se hai le cose dietro li puoi anche dar da mangiare. Ah, perché è proprio un menu con... Che belli i menu anche questi, come stile. Ah, non mi piace. Okay. Non ricordo. Però dagli dei semi. Ah, ok. Hai semi, gli che bello il cinghialino. E se li dai ti dà anche ancora più esperienza, cioè quei punti lì che tra l'altro credo siano, forse si potrebbero tradurre con armonia, anche perché rende, vedi. Sì, li chiameremo i punti armonia, anche perché come immagine rende. Sei te l'esperto delle... Io fino a un certo punto. Adesso mi sa che posso sconfiggere sti qua col disegno. Vai, proviamo. Sì, che lei la chiama Ami. E ci fate, ma tutti la chiamano. Ma guarda anche le cascate, che bello. Ah, ok. Ecco, una cosa che io non ho presente, è un open world? Come funziona? Come sono i Zelda di una volta, stile Twilight Princess, c'è un open world ma non è gigante. Ok. Cioè, puoi tornare anche in aree che già visitato. Sì, okay. Ma diciamo che per proseguire per forza devi avere le abilità che ti servono. Lo immaginavo, sì. Ok, oh, guarda che bello. Cioè, in pratica tu vai in giro a riportare l'armonia. Sì, devi sconfiggere l'oscurità. Sì. Bello. Proprio gli ami. Guarda, siccome ho tipo 2 settimane che sono a casa per i cavoli miei, penso mi attaccherò la play in salotto e... No, perché è lo stesso gioco alla fine. Esatto. No? Non ha nulla di più a parte il controllo per il Nunchuck, certo, per questi, sì, per sì, i, sì, come cazzo si chiamano, i Joy-Con. Quindi Andrea, se vuoi venire a giocare a casa mia con me, Cosmos, una volta ti aspettiamo, esatto, e ti salutiamo. Eh sì, e l'hanno aggiunto la possibilità di utilizzare il touchscreen per disegnare. Ok, figo. Ah, con il tuo brush, il tuo pennello, sì, di nuovo. Però comunque devi sempre disegnare cerchi, mi rendo. Ah, devo disegnare sul coso. Ah no, ok, ho detto una cazzata, no? Ho capito male. No, è che ti ho distratto io, ti chiedo scusa. Vai, prova. Ok. Ma non fa ma non nulla. Non tutto. Ah. It's just dispatch of blue. You can use the power of blue to fill it in. Just fill it with your brush. Ah, devi riempirlo. Sì, forse lo vuole di più. Ah, di tutto. Vabbè. Prova. Vediamo se va. Sì. No? No. Non ancora. Sì, ah, sì. No, è andato. Okay. Perfetto. Cos'è una pergamena? Sì, dipende. Bisogna vedere cos'è. Sto scroll. Ah, Green Sprout Tips. Ok, sono... Praticamente sì, usi l'inchiostro, diventa come un seme per piantare degli alberi. Sì. Ok. Comodo che comunque ti lasci la possibilità di riconsultare poi le cose che impari. Ovvio. Anche perché a un certo punto ti ritrovi così tante robe imparate che non sai più cosa fare. No, certo. No, è veramente qualcosa di spettacolare a livello visivo questo gioco. Dai, cioè, attacca. Un altro albero cattivo. Ma tu puoi attaccare solo in questo modo? Oppure posso attaccare anche con normale, però generalmente quasi tutti i nemici chiedono... Perché ciascuno ha una debolezza, certo, a questi attacchi qua. Sì. E quest'altra currency che hai a sinistra? No, sono tutti gli oggetti che metto nella pouch, nello zainetto. Ok. Il numero di oggetti che hai, quindi. Ok, chiaro. Vediamo, prova a fare uno scroll sulla destra con la telecamera per vedere un po' il paesaggio. Sì, qua c'è praticamente dell'acqua. Bellissimo. C'è anche una sorta di effetto rumore sullo schermo, che vedo che ha un pochino di... sfrigolino. Sì, perché ovviamente riprende il stile artistico del giapponese di una volta. Sì, come se fosse su carta, su pergamena. Poi vedo che hai come delle pere in alto. Sì, quella lì è quante volte posso utilizzare i miei attacchi. Dopo la puoi anche le puoi aumentare, certo, in stile Zelda. Ah, li recuperi mangiando... No, si riprendono da sole, pure se trovi per terra dell'inchiostro. Ok. E ci sono anche dei boss, tipo quello che hai sconfitto prima era un mezzo boss, no? Quando quel coso nero, mentre io stavo parlando di cavolate. Sì, era una battaglia normale in realtà, non era un boss vero e proprio. Quello li trovi nei dungeon in stile Zelda generalmente. Ok.
Comunque per ora sembra molto a corridoio questa zona qui, mm-hmm, per il momento. Sì, ma i dungeon e le cose sono, ecco, molto... Una cosa come questo, questo sì, sono battaglie normali. Ah, battaglie normali, ok, non sono boss, quindi... Perché vedo che stai attaccando in entrambi i modi in questo momento. Vedi, cioè, che te ne sto utilizzando lo specchio. Sì, 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 sì. No, comunque è spettacolare, veramente. Ragazzi, giocateci, vi prego. In realtà molti dei nostri video sono fatti per invogliarvi a giocare, quindi... Sì, esatto, magari giochi che non vedete generalmente in giro. Esatto, sì, sì. Difficilmente, a parte con Detroit, a parte con Octopath, che siamo andati un po' oltre, vi porteremo serie complete. Più che altro per il fatto che a noi piace molto commentare, ovviamente parlarvi nelle review di com'è un titolo nella propria interezza, ma... Quello che a noi piace è fare in modo che anche voi li giochiate e che passiate con noi del tempo, esatto, piacevole. Poi dipende, su qualcosa, magari qualche serie completa la faremo anche, ma valuteremo e vedremo anche il vostro feedback, che è sempre importantissimo per noi. Anzi, ringraziamo gli ultimi iscritti, che sono stati parecchi in questi giorni. Sì, esatto, e soprattutto per... i messaggi su Dragon Quest. Sì, Dragon Quest sta andando tantissimo, probabilmente perché il gioco è quasi in uscita. Penso farò un ultimo video finale dove vi spiegherò tutti i personaggi, così vi sale l'hype alla grande. Anche perché non sono 7 ma sono 8. Non è uno spoiler, non vi dico nulla. Ah, ma dai. Sì, sono 8 in realtà i personaggi. Sto pensando cosa serve sta luce qua, non mi ricordo più. Beh, prova a vedere, vai, vediamo. Comunque no. Ci sarà un altro video su Dragon Quest, uscirà qualche giorno prima dell'uscita del gioco. E poi partiremo con la versione italiana. Vedremo. Sì, esatto. C'è un anche pochino lì. Qualche episodio sicuramente ve lo portiamo. Ascolto, forse ho capito. Teletrasporto. No, non è teletrasporto, mi sa che è quella roba lì che dicevano prima. Ah, del piantare? Eh sì. No. Forse non l'hai centrato bene. Esatto, perfetto. Infatti immaginavo. Però proviamo ad andare sopra, vediamo se succede qualcosa. No. Interessante comunque. Interessante sì, però... Non mi ricordo più veramente dopo tutti questi anni... non ti preoccupare, ci mancherebbe che... altro. No, vabbè. Addio. Ok. Forse ancora, eh? Boh, no? Mi dovrò informare. Non andiamo c'è avanti. Problema, andiamo avanti. Questi alberi invece che hanno un fiocchettino... Sì, cioè li puoi spaccare, ma dopo si riprendono. Ah, ok. Comunque se ci puoi fare per interagirci. Comunque in effetti ce lo vedrai tanto su una console Nintendo portatile questo gioco qui. Sì, sì, ma difatti il seguito l'avrebbe voluto portare su 3DS, non sul DS. Rende molto l'idea, infatti. Comunque sia a dare, ho notato fino ad adesso che sono tutte... Questa qua sarebbe la world map un po'. Ah, la nuova tecnica col pennello. Allora, importante consiglio... Ah, ok, meno take del the ventaglio. Logbook, find your journal there. Ah, vabbè. Ok, qua vabbè. Ah, sì. Si parla ancora di un altro guardiano appassito. Sì, l'ho trovato, tanto so già dov'è. Ok. Sì, questa qua è tutta l'oscurità che trovo in giro. E se in teoria se salvi questi alberi qua dovrebbe dissiparsi piano piano. Pian pianino. Questo tizio chi è? È uno che abita qua. Ah, un uomo senza nome. Sì, Susano che va sempre in giro. Sì, pensare che davvero nel Kojiki, che è quest'opera giapponese che racconta tutta la mitologia, tra cui la nascita del questi Giappone. Questi qua sono i nemici che trovi in giro. Vai. E se per esempio lo tiri giù, dopo lo attacchi e parte la battaglia in automatico. Ah, queste sono battaglie dalle quali tra l'altro non puoi fuggire. Perché sono mi sembra che puoi fuggire, sì. Ah, puoi fuggire, ok. E il 4 che si vede è il numero dei danni che gli fai o la vita che hanno? Perché vedo che ci sono... Ah sì, no, sono le combo. Ah, sono le combo, ok. Ok, ok. Ah, la vita tra l'altro è sotto del nemico, vedo. Sì, la nostra è sopra. È in alto. Perfetto. No, no, però veramente hanno fatto un lavoro della Madonna. Cioè, Poi mi piace che si formano i fiori quando corri. D'altronde in Bayonetta... Sì, sì, sì. Se ti trasformavi in pantera e correvi faceva lo stesso effetto. Dai. Dei fiori per citare questo gioco qua. Okami. Ma anche qui c'è una specie di witch time o no? Qualcosa che no, non ricordi. No, no. Ecco qua un altro albero. Anche perché è antecedente comunque a, sì. a Bayonetta. Questo è uscito, se non erro, nel 2005-2006. È uscito PlayStation 2 dopo per Wii, che effettivamente aveva senso.
dopo Nintendo DS e PlayStation 3 e tutto. Che bello però questa cosa del riportare la felicità nel mondo è una figata. La luce. Esatto. L'armonia. Veramente l'armonia. Bello l'effetto. No, è spettacolare, veramente. Meraviglioso. Mi sta venendo una voglia incredibile di giocarlo. Ma io te l'ho detto da quando l'avevi comprato che dovevi giocarlo. Ne approfitterò, guarda. Più che altro, ripeto, ho questa ansia di Octopath che voglio finire per poter recensire a dovere. So che tu lo odi da morire quel gioco. Amo solo la soundtrack di quel gioco. La soundtrack è spettacolare. Sono curioso se viene la nostra Sakuya o come si chiama. Vediamo. Ah, questa zona orribile e maledetta se n'è andata. Le piante e gli animali sono tornati. E si sente questo vento fresh. Questa fresca brezza. Fresca brezza. Questo è quello che chiamo di intervento divino. Beh, dai. Se continuiamo a togliere il potere malvagio in questo modo, gli dei della natura riacquisiranno i loro poteri. Cosa sta... il prossimo obiettivo. Obiettivo, chiaramente. No, forse... Forse no. No, forse no. L'ha già sistemato. E quello? È il sacco di Sakuya. Ok, allora... Sì, perché lei stava perdendo i suoi poteri, perché c'era l'oscurità che li toglieva tutti sti alberi qua. Bene, bene. Andiamo a dare un'occhiata ai campi di Shinshu. Probably take a look around Shinshu Field first. Questo è scoperto da 100 anni, giusto? Una corsetta non ti farà che bene in quel posto. Chest. Vediamo cosa c'è nella chest. Scappare dalla battaglia, tra l'altro. Ok. Sì, praticamente. Vediamo come funziona la fuga dalle battaglie. Nostro al giorno. Travel guide. Film battle. Ok. Sì, quello che è successo. Schema di spet often you may wish to avoid. Si lascia trovare una crepa nel bordo del reame demonico. Si può riuscire a scappare. Poi veramente a me piacerebbe vedere molti più giochi con questo stile, sinceramente, anche perché io. È spettacolare. Sì, diciamo che anche Ori ha fatto il suo stile disegnato a mano suo, ovviamente non in stile giapponese così, però anche a me piace un sacco. D'altronde io devo capire cosa cavolo serve sta roba. Riproviamo di nuovo. Puoi anche abbaiare. E ha un senso logico? Penso che dopo sì. Vediamo se... Perché prima era uscito l'albero, ma... infatti. Non mi ricordo più. A riempirlo di più. Adesso ci saranno i fan che hanno giocato a sto gioco che mi staranno bestemmiando dentro. Stai facendo Cosmos? Pensassero io, era anche peggio. Qui cos'è? Agatha Forest. Agatha no Mori. C'è scritto Agatha no Mori. Bellissimo quel simbolo. È disegnato tutto con gli hiragana, se non ricordo male. A mercante, senza occhi, il mercante cieco. Cosa ci vende? Mi canta mentre parla. Vorrei chiederti un favore. Ok. Ha una subquest praticamente. Ci sono anche subquest quindi nel gioco. Tesori. Ci chiede di trovare appunto dei tesori che verranno messi nel menu, ok. Vabbè, vediamo cosa ci vende. Bellissima la musica. C'ho questo qua. Cos'è questa cosa qui? Quelli lì che diceva prima, i tesori. I tesori, ok. Questi sono invece... Sì, quelle sono le cose di prima. Sì. D'altronde, l'osso santo. L'osso sacro, che è il cibo preferito di Amaterasu. Comunque, cosa dici? Ci fermiamo Sì, dai, perché la mezz'ora giusta fatalità è passata. Quindi. Esatto. Questo era Okami, abbiamo fatto vedere mezz'ora di gameplay. Se voleste vedere altro riguardo questo titolo, possiamo anche pensare di portarvelo. Esatto, alla fine è molto solito. Bello, esattamente. Comunque, lasciate un like, lasciate un commento, seguite tutti gli altri nostri contenuti. A settembre arriverà la mia recensione di Octopath Traveler, finalmente. Arriverà anche... Dragon Quest, in teoria dovrebbe arrivare anche Starlink, che lo prenderò io. Esatto. Mi arriverà un'edizione collectors di un gioco che vi faremo vedere, che porterò comunque sul canale perché tanto sarà un gioco da far ridere. Esatto. E a breve una sua serie tutta personale su cui non vi svegliamo ancora nulla. Esatto. E sarà tutta opera di Cosmos e
qualcosa di molto molto succoso e interessante. Che si è messa lì. Bellissimo che si sta. Come stile Mario. Che esatto. L'idol. Comunque ragazzi, grazie per aver seguito. Ci vediamo alla prossima e seguiteci anche su Facebook e su Instagram. Alla prossima ragazzi. Buona serata.